Buon pomeriggio a tutti. Oggi è lunedì 8 novembre, sono le 16.03 e parleremo di analisi ciclica evoluta per prevedere che cosa ci aspettiamo come movimenti di Bitcoin. Le precedenti analisi sono andate bene? Erano corrette? Ci aspettavamo salita? Sì. Perché? Perché il ciclo inverso, ovvero quello che era partito da questo massimo ed è andato a superarlo prima della sua chiusura, il ciclo inverso settimanale che può durare minimo 6 giorni, massimo 11, avendo fatto questo movimento ci diceva che saremmo dovuti ritornare sopra questo massimo a 64.291 dollari. E infatti l'abbiamo fatto, e avvicinarsi peraltro agli altri due massimi, e anche questo è già stato fatto. Per cui grazie a un semplice vincolo e al tempo ciclico, noi abbiamo potuto fare un trade perfetto. Infatti avevo segnalato che quanto più si ritornava verso questo livello di supporto, tanto più avremmo potuto fare con tecniche di money management acquisti di Bitcoin, aspettandoci entro un determinato tempo. Noi sappiamo che al massimo un ciclo settimanale inverso dura 11 giorni, un superamento di questo massimo qua. E quindi ci siamo presi tutto il guadagno tra il prezzo che abbiamo comprato, a cui abbiamo comprato, anche vari lotti, tra virgolette, di Bitcoin, e come minimo questo massimo, in realtà siamo andati su, abbiamo fatto quest'oggi 66.398. È successo qualcosa a livello di notizie? Ma chi lo sa, sinceramente, non ne ho più pallida idea. Questa volta come giustificano a posteriori questo genere di movimento? Perché l'analisi ciclica lo prevedeva già qualche giorno fa. Iniziavamo a prevederlo appunto dal 2 di novembre, per la precisione, quando abbiamo avuto il vincolo, in cui vi dicevo che era possibile che questo movimento si ripetesse, e infatti parzialmente si è ripetuto, ma vi avevo detto che potevamo anche non scendere così tanto, per il fatto che questo era l'inizio del T più 3 inverso, del trimestrale inverso, questo era soltanto il secondo mensile inverso che lo compone, primo T più 2 inverso, secondo T più 2 inverso. Vi avevo messo anche la divergenza rialzista, minimi crescenti, minimi decrescenti, e mi rendo conto dalle tante domande che ancora mi fate su queste divergenze che non ero l'unico fino a un po' di anni fa a non considerarle molto, invece ecco, diventa divertente inserirle all'interno di un contesto di ciclica evoluta come ciliegina sulla torta, un po' come quando guadagni e guadagni nonostante magari ci siano persone che ti dicono che invece crollerà tutto e sarebbe una follia comprare Bitcoin quando invece tu ti aspetti che salga. Ogni riferimento è puramente casuale. Per il resto, ritorniamo noi. D'inverso, quindi, siamo arrivati a una durata già interessante per un settimanale, perché abbiamo ancora una possibilità di salita, raccordi a parte, ok, per domani, per l'aggiornamento dei massimi, contro minimo 12 di scendere, per far partire un secondo T più 2, T più 1 settimanale, bisettimanale inverso, un secondo, ripetiamolo con calma, T più 1 inverso, bisettimanale inverso, che farà un movimento simile a questo, ma probabilmente più contenuto, e quindi andando a cercare minimi non inferiori a questo. Difficile, sinceramente. Anche perché, come movimento, è quasi a somma zero quello che abbiamo fatto da questo massimo a questo, quindi è molto, molto forte la tendenza volumetrica a rialzo, come già vi dicevo nelle scorse puntate. Per cui, ritornando a noi, di indice, anzi di inverso, sappiamo che abbiamo un giorno al massimo di salita contro 11 minimo di discesa, o comunque di spinta a ribasso. Cosa fareste voi? Valutate che cosa fa una persona che eventualmente può vendere Bitcoin e ricomprarlo più basso. Di indice, ovvero di prezzo di Bitcoin, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un primo ciclo T settimanale che ha fatto partire il secondo mensile di questo trimestrale, che sarebbe il secondo di questo quadrimestrale, in realtà semestrale. E quindi, come vi dicevo nelle puntate precedenti, ci sarebbe stato spinta a rialzo, nonostante le finte, ok?
Peraltro, qui si è chiuso il primo settimanale, qui è iniziato con grandissima forza il secondo settimanale. L'aspettativa, come vi dicevo, in tempi non sospetti, è che, come qui ci ha messo un pochino di tempo, ma si è tornato sopra i massimi, anche qui si torni ovviamente sopra il massimo assoluto a 66.958 dollari e quindi nuovi ATH, all time high. Per cui, cosa mi aspetto? Graficamente questo. Partenza di nuovo, eventualmente anche soltanto T inverso, quindi anche molto timida come discesa, e poi rivincolo a rialzo e quindi continuazione della salita. Però prima ci sarà o domani o dopodomani un inizio di discesa. E questo per quanto riguarda il grafico giornaliero. Per quanto riguarda il grafico a candeli da 45 minuti che ho visto che utilizzo soltanto io su YouTube, lo dico tutte le volte perché preferisco che rimanga impressa questa cosa, perché poi saltano fuori i maghi come succedeva su TradingView, ok? Qui abbiamo le squadrature a livello di giornalieri, primo giornaliero del secondo settimanale, secondo giornaliero del secondo settimanale, violazione, come vi dicevo, del massimo da cui potevo iniziare a mettermi long, perché mi diceva che stava partendo da qui un nuovo T settimanale, con eventualmente anche quello di controllo. Che cosa è successo? Violazione, un po' ci hanno perso tempo, poi candele e voilà! Abbiamo violato tutto l'ultimo movimento di nuovo a ribasso per l'inverso e quindi salita di prezzi per quanto riguarda Bitcoin. Questo, come vedete, si era già vincolato, come vi facevo vedere sull'altro grafico. Sapere che già si era andati qui sopra ci dava buone probabilità di andare a finire lì, con il secondo swing di sicurezza. Chi ha fatto il corso con me sa di che cosa parlo. Per cui, adesso a che punto siamo? Siamo a questo punto, stiamo andando in chiusura non soltanto di un secondo T-3, un secondo ciclo giornaliero, ma andiamo a chiudere anche il primo 2 giorni, per cui ho bisogno di una condizione sufficiente più importante rispetto a un T-6 ribassista. Ho bisogno del doppio, ovvero un T-5 ribassista. Ce l'ho già. Andiamo a vedere a ritroso. E sì, direi di sì. Per cui qui, su questo minimo, potrebbe aver già chiuso il nostro secondo T-3. E da qui potrebbe partire il terzo T-3 con tentativo ancora di salita e di spinta anche per una parte di oggi barra domani. Qui siamo arrivati, peraltro, a 39 barre, quindi non è poco. Ricordiamoci sempre di fare i controlli dei controlli. Qui c'è meno probabilità che su questo minimo si sia chiuso il secondo T-3. In più rispetta la condizione sufficiente come questo? No, per cui lo escludo. Ritorno a quella che mi aspetto che sia, la centratura corretta. Per cui cosa mi posso aspettare? Mi posso aspettare un'altra cosa divertente se guardo anche, come al solito, da ultimo, le divergenze. Vado a prendermi un minimo importante, lo collego con un altro, minimi crescenti. Qui vado a prendere i minimi e casualmente, non che l'abbia provato prima, sono decrescenti. Divergenza di continuazione rialzista. E il secondo tipo di divergenza si chiama nascosta. Pochi la vedono. Per cui, se andremo a finire sopra questo massimo a 66.124, segnatevi anche questo swing, oltre a questo che vi dicevo, noi avremo la partenza del terzo T-3, quindi avremo ancora spinta verso l'alto. Siamo ritornati in Golden Cross, ma attenzione, appena ritorneremo sotto questo minimo, per ora qui abbiamo lo swing per la partenza di un nuovo T-1 inverso, che è difficile, anzi, che non ci sta più l'inverso, e che quindi mi direbbe che se già raggiungessimo comunque questo livello, staremmo facendo partire appunto un nuovo ciclo settimanale inverso. Direi che più di così non posso darvi. Eventualmente, come al solito, se non comprendete bene quello che vi sto dicendo, e se non siete hater, ovviamente, vi suggerisco di chiedermi alla mail info@financialarmo.eu gli appunti gratuiti che ho ricevuto all'epoca e che per etica, per
diffondo a tutti gli altri per capire come si muovono i mercati, compreso Bitcoin e tutte le altre criptovalute. E come vedete, l'unico modo per, tra virgolette, fregarci, anche se utilizziamo la ciclica evoluta, è creare dei raccordi. Se i raccordi non vengono creati, noi sappiamo già quando andare long e quando alleggerire il portafoglio. Sappiamo già che percentuali ancora ci sono per salire e quante per scendere. Per cui avete tutto. Circolo virtuoso. Nel circolo virtuoso, in questo momento, sto dando molto io a voi, perché so che posso aspettarmi da alcuni di voi molto in ritorno nel futuro, ovvero un parere eventualmente discordo dal mio, che mi faccia evitare magari di perdere dei soldi quando saremo più comunità. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.